Perché è una specie di unico video. To be continued. È tipo una serie TV. Hey ya, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel mio canale. Diremo velocemente come si strutturerà questo video. Comunque, se siete nuovi sul canale, io sono Ally. And I'm Ari. E siamo sorelle, non gemelle, sorelle. Faremo un video per me e un video per lei. E niente, per cui ognuna farà il suo WhatsApp singolo. Allora io direi di iniziare subito. Wow, non sono abituata da sola. Comunque, what's on my iPhone? Questo è il mio iPhone, vedete, è molto recente, molto piccolino da mettere in tasca. No, scherzone, è la console di mio papà del tipo 200 anni fa. This is my iPhone. E faccio come le youtuber, anche se non lo sono. Allora, questa cover from China è tutta sporca, oscena, ma non importa. E questo qua è il mio iPhone, è un iPhone 11 Pro Max, color nero verdino, penso. È grande come la mia faccia. Opele, eccomi. Come vedete, questa è la Statua della Libertà. Che ho fotografato io, non ho fatto io. E questo pulsantino che vedete che si muove è tipo una cosa che ti fa controllare il telefono da remoto. Ecco, si apre con la mia faccia e la prima cosa è messaggi e c'è una notifica che non ho letto. Calendario, che c'è appunto il calendario di Google dove ci sono scritti tutti i compiti che dovrei fare che non ho ancora fatto. Invece poi c'è il calendario con le lezioni. Qua ci sono le foto, no, tipo... Tantissime. La telecamera, beh, la fotocamera, il metodo, il metodo della Apple e quello della 3B Meteo. Perché quello dell'Apple non mi fido, ma quando non mi fido di quello di 3B Meteo, guardo quello dell'Apple. Poi c'è il orologio con le mie 200 miliardi di sveglie. Poi ho le mappe, anche qui ho le mappe dell'Apple e Google Maps perché, non lo so. Poi ho Books dove scarico i PDF. Poi ho le note dove, vabbè, ti scrivo le cose che mi vengono in mente, tipo le cose da fare la spesa. Ma le cose che gli altri devono usare per fare la spesa. Poi ho tipo per memoria. Poi calcolatrice, market, iTunes Store, App Store, Gmail, perché non uso quella dell'Apple perché non mi piace. Uso la Gmail di Google. Settings, io ho il telefono in inglese comunque, se non si fosse capito, ma penso di sì. Health, che ho health dell'Apple. E steps. Che sono i passi, quanti passi faccio nella mia vita, è molto probabile. Perché lei non ha l'orologino. Oggi ho consumato 10 calorie. Poi contatti, watch dell'Apple che non ho. E poi ho Snapchat e House Party. Snapchat penso tutti sappiate cosa sia. Anche House Party. House Party è per fare le videochiamate. Poi WhatsApp, Instagram, Series, Netflix che non ho. E TV Time di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. Ripeto a vedere il video. La scorsa due puntate in realtà. Music, Spotify, Documents, Converter e Tidal. E Tidal è quello che uso perché ce l'ho gratis. Poi nella barra in basso ho il telefono. Anche qua ho due motori di ricerca. Safari e Ecosia, che andava di moda tipo inizio anno. Però non lo uso solamente quasi esclusivamente Safari. È poi, più comodo di Ecosia. Sì, perché tipo in Ecosia... Wikipedia, che è quello più affidabile, di solito più affidabile, è l'ultimo dei siti ed è scomodissimo. Poi ho, vabbè, Class Viva, che penso sappiate cosa sia, YouTube, anche quello penso sappiate cosa sia. E sappiate che io non sono iscritta a YouTube, sono un ospite vagante. Alice mi odia per questo. Poi ho Shortcuts, che non ho idea di che cosa sia, FaceTime. È FaceTime. Extra, tipo Compass, Voice Memos, vabbè, cose a caso che non mi servono, che potrei eliminare ma non lo faccio. Poi ho foto, che anch'io ho due cartelli di foto, perché non metto le app nelle seconde schermate perché non le userei, altrimenti ho UK Makeup, che tipo poteva cambiarti il colore degli occhi, ma adesso ci sono quando finito. Era. Sì, quando ero molto piccolina facevo gli occhi azzurri, perché mi piacevano molto. Piccolina, uguale 2 mesi fa. Poi ho InShot, che è quello della Alice, per mettere tipo i bordi, fonto... Fonto sì, per mettere le scritte sulle foto. Superimpose, che è tipo per tagliare gli oggetti. Poi le fotomontaggi. Esatto. Sì. Poi Rapix, che serviva tipo per mettere le bolle. Tipo per mettere le bollicine. Ta 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 ta, così. Sei pazza. Airbrush, che serve tipo per sbiancare i denti, evidenziare. Photoshoppare. Photoshoppare anche. Io non so usarlo però perché non mi photoshoppo. Poi Photofix, che è invece per...
Adobe, tipo Photoshop. Poi ho, basta, la seconda cartella invece ho Unfold, che non ho idea di che cosa sia, cioè non me lo ricordo più che altro. Ah sì, Unfold ce l'avevo anch'io, tipo per fare le... Per fare le, tipo Polaroid. I bordi, le Polaroid. Poi ho VSCO Cam, che lo uso per modificare tutte le foto, non modificare in senso Photoshop, ma modificare in senso di filtri. Uji, che andava di moda, non ti sei visto il piede, anche qua un po' di tempo fa. Mojo, che non si vede, anche questo qua penso sia per si vede, puzza comunque. I video, sono applicazioni tipo le solite. E poi scusate, ho Gear 360 per la telecamerina 360. Poi Watermelon, che non so perché, ho il bus e i files. Poi l'applicazione dell'Apple, My Vodafone per Vodafone, insomma. Games, che non uso da un sacco di tempo, anche se ogni tanto mi viene la fissa di Hayday, però poi mi passa, e poi mi riviene, poi mi ripassa. Poi ho Shopping, ho Pinterest, in realtà Pinterest, shopping. Sì, vabbè. Pinterest, sto card, che se non è... e permette che tipo per le carte... Cioè, quando vai in giro e non hai il portafoglio sotto mano, passa come se avessi la carta. Poi ho Sephora, che non compro mai niente, ma guardo ogni tanto tipo i best seller. Poi Shazam, Amazon, Amazon Prime, Amazon. Translate, che c'è tipo sì, reverso, Translate, F, Connect e Female Fitness. Non so perché sia qui, ma non importa. Per nasconderlo. Okay. Poi c'è Bean, che è dove... che è la stessa applicazione dell'Alice, solamente che io ho fatto il 4% perché sono andata anche a New York, quindi si è selezionata tutta l'America, come ben vedete. Davvero, vediamo. Sì. Poi ho Drive, che avevo, lo uso per tipo condividere le foto quando andiamo in giro. TGcom per tenermi informata, perché sono una cittadina che ci tira la sua informazione personale. Ah, no. Sì. Non si può dire. Poi anch'io ho l'ultima schermata con un'applicazione sola per vedere lo sfondo, che è la vista dall'Empire. Questa me l'ha copiata da me perché ce l'ho da molto più tempo prima di lei. E ho Big Days, ossia il countdown, che non servirà a niente perché non ci sarà niente quest'estate, ma non importa. E nulla, questa è la mia registrazione. Spero che il mio iPhone vi sia molto piaciuto. Aio. Comunque ti si sono visti i pantaloni della tuta. Fighe da qua a qua. Ma perché, cioè, siamo in quarantena, ma secondo te mi vesto anche con i pantaloni per fare un video? Cioè. Comunque spero che il nostro What's on my iPhone vi sia molto piaciuto. Sì, lo so che magari guardate, possiamo anche cambiare le applicazioni. Aspetta. Questo è Sonic, ma poi c'è anche Instagram. Bisogna comprarlo. Ecco, e niente, noi vi mangiamo. Un grande bacione, vi auguriamo di passare questa quarantena stando a casa nel miglior modo possibile. Cercate di occuparvi un po' il tempo, magari cercando cianfrusaglie nel cassetto di vostro padre. E niente, non funziona quella roba comunque. No, infatti, dopo aver fatto due video di What's on my iPhone, speriamo vi siano piaciuti. Se avete visto questo, non avete visto il primo, andate a vederlo. Perché nel primo non c'è stata l'outro, perché c'è stato To Be Continued e niente. Allora, dopo aver registrato appunto due video, adesso saluteremo le persone. Allora, esatto. Iniziamo salutando Anna, un bacione. Poi Angela, un bacione anche a te. Che sincronizzate che siamo. Aurora, un bacio. Un doppio bacio anche a te, cara. Natalia, un bacione anche a te. E per ultima Berenice, un bacione. E niente, noi vi mandiamo un bacione.